Ciao a tutti, a tutte. Ciao. Ciao, non vi vedo. Stiamo per cominciare la seconda serata sulle indicazioni nazionali e le competenze chiave in vista della predisposizione del programma svolto oppure del portfolio. Benvenuti a tutti, benvenute a tutte. Annalisa, posso farti co-host? Annalisa, forse non mi sente. Annalisa? Ciao. Eccomi, ciao. Di corsa. Sì, avevo avviato il video, poi mi hanno chiamato i bambini. Ah, come state? Bene, bene, grazie. Voi come state? Bene, bene, dai. Tutto sommato bene, sempre di corsa, ma il trasloco come procede? Finito? È finito, l'abbiamo concluso. Siamo in diretta, eh? L'abbiamo concluso molto prima del previsto. Abbiamo lavorato un po' tutti e sì, buono, dai, siamo contenti. Posso farti co-host? Sì, certo. Grazie mille. C'è con noi anche Karen. Ho già avviato la diretta Facebook e avevo cominciato a far partire la condivisione. Notizie di Alessandra non verrà, vero? Non so dirti perché era anche lei di corsa, abbiamo fatto il karate insieme con i bambini, ormai è tutto online ed era anche lei un po' di corsa. Siccome ero di corsa anch'io non le ho chiesto, Ok. sinceramente, però incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Sì. Speriamo che possa partecipare stasera, ma insomma, ha degli imprevisti abbastanza importanti. Intanto condivido lo schermo, cosa dite? Il problema è che io non vedo niente, non vedo e non riesco ad agire. Ciao Karen, tu come stai? Io ci sono, anche se ho tolto il video. Bene, sto bene. Stasera Voi? abbiamo Cos'è? una guest star, il mio cane. Ah! Abbiamo una guest star stasera, il mio cane. Non lo vedo. Eh sì, è tutto nero. Mucchio Ehi! nero? Quel mucchio nero è lui. Oh, il gatto! Sì, no, se lo vedete muoversi almeno non vi spaventate, non è una coperta che si anima, ma è il mio cane. Sì, io ho il gattino qua che dorme, che fa finta di dormire, tra un po' deve prendere la pastiglia. E Il mio quindi. l'ha appena presa, ecco perché ero di corsa. Sì, lui è epilettico, prende la pastiglia 3 volte al giorno. E si chiama Morfeo, quindi non dorme mai praticamente, dorme costantemente. Morfeo? Vabbè. Ma per effetto della pastiglia? No, no, ce l'abbiamo, cioè Morfeo da quando aveva 45 giorni, cioè ci ha fatto subito capire quali erano le sue intenzioni, come avrebbe proseguito la sua vita. Amore, devi stare di là. È così. È un orario un po' difficile effettivamente questo per le mamme. Fra la cena, i bambini che girano. Ma c'è un orario facile per le mamme. È vero, non c'è un orario facile per le mamme. Si cerca di scegliere il meno peggio, variando un po' ogni tanto per dare la possibilità a tutti di avere un minimo di spazio. Sì, la Sì. cosa migliore. Sì. Arriva Morena. E Ma c'è un orario facile. questo eco viene da. Era mio, sono qua. Oh, ciao. Avevo acceso un attimo Facebook e ho visto che eravate già in diretta. Allora c'era il volume di quello, scusate. Ok, bene, bene.
Dunque, ti posso fare co-host? Sì, volentieri. Sì, come diceva Karen, non c'è un orario facile, veramente. Prima di cena no, dopo cena no. No. Che corse. Corse, non c'è quasi niente di facile. Mamme. Ciao Adriana. Ciao, Diciamo che Luisa. cosa hai detto, Karen? Diciamo che è complesso, non è difficile, è Ah, complesso. come dice Giulia nelle serate, sì. Sì, Complesso, però sì. Non è... anche un fiore non è difficile, è complesso. Ci stimola a trovare soluzioni che non pensavamo di trovare. A me sembra a volte che siamo tutti giocolieri o giocoliere. Sì. E dobbiamo stare attenti a non far cadere le palline. Concordo. Mamma mia. Ecco, anche Alessandra ce l'ha fatta. Ah, benissimo. Vedo che si collega. Ciao. Ciao Alessandra, ciao Natalie. Ciao. Io stavo. Bene. Fra un attimo cominciamo questa serata sulle indicazioni nazionali e le competenze chiave per il programma svolto e eventualmente il portfolio. Io, Nunzia, volevo dire, oggi è già la terza richiesta che ho visto, sia su Facebook che in privato su Telegram, di persone che mi chiedono se l'esame è obbligatorio, nel senso che molti sono convinti che diciamo, l'esame proprio non si debba fare, ma neanche l'accertamento, è proprio saltare a piè pari l'accertamento se si prosegue con l'istruzione parentale. Ho detto con tutte le informazioni che ci sono, c'è ancora Dubbio su questa. dubbio. Sì. No, beh, molti hanno addirittura scelto di fare così. Cioè, Cioè? neanche si mettono più il dubbio di non far fare l'accertamento neanche. Cioè, molti. Ho sentito oggi che ad esempio, una mamma l'ha proprio scelto. Almeno ci fosse il dubbio. Dunque pensano comunque di poter sostenere questo nei confronti della scuola, perché devono comunque argomentare. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Federica. Cosa dite? Cominciamo, visto che il programma è denso. Sì, direi di sì. Tanto c'è la registrazione per chi perde l'inizio, eventualmente dopo può recuperare. Ok, faccio anche co-host anche Alessandra. Sì. Ok, bene, io direi partiamo con la registrazione, con la condivisione. Che dite? Partiamo Sì. subito. Buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo incontro sulle indicazioni nazionali e le competenze chiave per il programma e il portfolio. Questo lavoro, è il risultato di una collaborazione fra me, che sono Nunzia, Morena, Alessandra e Annalisa, che ci siamo impegnate a produrre, insomma, del materiale e degli spunti di riflessione.
Molto velocemente ricordo alcuni dati che sono stati già comunicati l'altra volta. Queste serate sono dedicate in modo particolare a chi ha deciso di non scegliere solo il programma scolastico, cioè di non anche di discostarsi, a volte anche sensibilmente, da questi, perché per chi sceglie di fare la scuola a casa, di seguire quelli che sono i percorsi standard della scuola, allora basta praticamente, è sufficiente adattare leggermente quello che è il trascritto, diciamo, quello che è scritto sul libro di testo che si è utilizzato. Una seconda idea che volevo ricordare è questa: le 8 competenze chiave derivano da delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Che le ha formulate, che ha formulato oltre a queste anche l'idea dell'apprendimento, oltre che formale, anche informale e non formale. L'altra volta ne avete parlato in modo esaustivo. Questi 3 tipi di apprendimento, hanno pari dignità e si devono, diciamo, integrare fra di loro. Tant'è vero che la scuola adesso ha introdotto l'idea dei compiti di realtà per simulare l'apprendimento informale dentro la scuola. Il Consiglio d'Europa ha chiaramente dichiarato che non c'è una gerarchia fra le 8 competenze chiave, ma queste sono tutte ugualmente importanti, si intersecano e si completano a vicenda, si integrano. Sono le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente, cioè sono gli obiettivi che dovrebbero raggiungere tutti i cittadini europei, gli adulti, si parla di adulti, quindi una meta, diciamo, da traguardare per tutta la vita, quello che si chiama appunto, apprendimento permanente. Non c'è per questo una divisione in materie. Le indicazioni nazionali hanno trasferito queste raccomandazioni europee alla realtà della scuola italiana e le hanno adattate quindi alla realtà delle materie. Quindi c'è una divisione netta fra una materia e l'altra, cioè in realtà non così netta, c'è una gerarchia, tant'è vero che per esempio nelle indicazioni nazionali si comincia, la prima materia è l'italiano, poi segue la storia e la geografia, le classiche materie, no? Poi la Cenerentola è sempre la musica, l'arte, immagine, eccetera. Ecco, quindi però indicazioni nazionali e competenze chiavi sono praticamente due facce della stessa medaglia. Un'ultima cosa volevo dire velocemente prima di cominciare, veramente, ed è questa. Le indicazioni nazionali prevedono dei tempi di apprendimento lunghi, che sono quelli del quinquennio della scuola primaria, della scuola elementare e i 3 anni della scuola media. Per questo, per alcuni anni, prima elementare, seconda elementare, eccetera, non ci sono degli obiettivi previsti. Quindi nelle indicazioni nazionali troviamo un programma o quindi degli obiettivi, dei traguardi per la quinta elementare, per la terza media e in alcune materie anche per... C'è internet? Mi sentite? Sì, ok, perfetto. Vedevo tutti fissi. E in alcune materie anche per la terza elementare. Ma nelle altre classi, negli altri anni, è necessario riferirsi, prendere come riferimento le 8 competenze chiave che noi vi abbiamo proposto in realtà secondo un ordine sparso, diciamo, che non è quello con cui sono presentate diciamo, eccole qua. Questo è l'ordine, diciamo, ufficiale. Noi abbiamo deciso di presentarveli diversamente, innanzitutto perché competenza in materia di cittadinanza è trasversale a tutte le materie, è la materia nuova, diciamo, che viene insegnata da quest'anno in tutte le
scuole di ogni ordine e grado. E poi perché abbiamo voluto seguire insomma un altro filo logico. Io ve le presento competenze che abbiamo, quelle che abbiamo preparato per oggi, ne abbiamo preparate quattro, speriamo di riuscire a fare tutto. La prima di cui vorremmo parlare è la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare. Il testo per ogni competenza abbiamo due parti, la definizione e poi quelle che sono le abilità, le conoscenze, gli atteggiamenti necessari a sviluppare questa competenza. Nella prima parte il testo l'ho preso esattamente dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, volevo però soffermarmi soltanto su alcune parole. Per esempio alla seconda riga, mi pare, seconda o terza riga, gestire efficacemente il tempo e le informazioni. Cioè un obiettivo è quello che i bambini, i ragazzi e poi gli adulti sappiano gestire, riflettere su di sé, eccetera, tante cose, tutte molto belle, e gestire efficacemente il tempo e le informazioni. Allora, chi fa istruzione a casa, istruzione familiare, sa quanto difficile, quantomeno all'inizio, è proprio lasciare al bambino l'autonomia di gestire in modo efficace il suo tempo e quanto importante sia, no, questo percorso. Il tempo e le informazioni di cui dispone. Anche questo è un tipo di percorso che richiede molto l'autonomia del ragazzo, cioè i ragazzini che vanno a scuola hanno un tempo, vivono un tempo costantemente programmato da qualcun altro che gli dice quando alzarsi, quando mangiare, quando andare a far pipì, quando può alzare gli occhi dal banco e magari andare a far due parole con i compagni, eccetera. E poi il pomeriggio c'è l'inglese piuttosto che altre attività. Anche il tempo libero spesso è organizzato dai genitori, è pensato dai genitori. In istruzione familiare c'è questo vantaggio, no? Che i ragazzi spesso sono autonomi nella gestione del proprio tempo, con tutti gli aspetti, insomma, di questa esperienza, ma è sicuramente un obiettivo da perseguire. Imparare a imparare. Imparare a imparare vuol dire trovare il proprio metodo, il proprio approccio all'apprendimento. E vediamo, sappiamo che ci sono ragazzini che imparano in autonomia e nessuno sa come, nessuno sa quando questo processo è avvenuto, però vediamo il risultato, no? Quindi questo è un percorso particolarmente, come dire, importante, particolarmente caratterizzante l'istruzione parentale. Favorire il benessere fisico ed emotivo. Benessere fisico vuol dire anche poter dormire finché non si ha più sonno, poter mangiare quando si ha fame, queste cose che spesso nella scuola, nella frequenza di un istituto scolastico, vengono così limitate. Passerei alla prossima diapositiva, a meno che Alessandra, Annalisa e Morena non abbiano interventi su questa. Dopo entriamo successivamente nei dettagli, allora? Come vuoi, sì, io passerei... Ok, passiamo in rassegna tutte prima, ok. Come vuoi. Sì, va benissimo, era solo per capire... Sì, qui vengono elencate le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti che sono considerati necessari per sviluppare la competenza personale, quindi di se stessi, sociale, della relazione con gli altri e anche della propria relazione con l'apprendimento. Quindi
qui parla di codici di comportamento e norme di comunicazione generalmente accettati in ambienti e società diversi. Ecco che chi non va a scuola ha il tempo di frequentare ambienti diversi, situazioni socialmente diverse e così con delle connotazioni, con norme di comportamento. Per poter conoscere e comprendere questi codici e queste norme, chiaramente bisogna praticarle, no? Perché impararle in astratto ha poco senso. La capacità di prendere decisioni. Anche qui noi siamo avvantaggiati, no? Perché il bambino che viene lasciato libero di apprendere in autonomia prende delle decisioni, no? Fa delle scelte, fa delle scelte costantemente su cosa fare come gioco, quale libro leggere o le cose di cui occuparsi. Il benessere, ritorniamo all'idea del benessere, e sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire l'obiettivo di apprendere lungo tutto il corso della vita. Quindi il desiderio di apprendere, cioè l'apprendimento che alimenta il desiderio di continuare ad apprendere, quindi l'apprendimento attraverso la gioia, attraverso la soddisfazione della conquista appena effettuata. Ecco, erano soltanto degli spunti giusto per fissare, magari di mettere sotto i riflettori alcune frasi, ma sono tutte interessanti, bisognerebbe starci sopra per giorni, molto probabilmente. Queste erano delle cose che mi sono sentita di dire. Ci sono sicuramente tanti esempi e tanti racconti interessanti da ascoltare. Morena, vero? Mi pare. Sì, come dicevi tu, secondo me la competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare è proprio una delle competenze che si può sviluppare in modo più spontaneo, proprio più radicato nell'istruzione parentale. Perché infatti io noto soprattutto adesso che ho i bambini magari un po' più grandicelli, che c'è questa importanza del tempo. Del tempo proprio per riflettere su se stessi, sul mondo che ci circonda, il proprio ruolo che abbiamo in questo mondo, proprio perché non si è, diciamo, dentro a questa velocità, nella quale ci porta spesso la scuola e così. E c'è anche questa possibilità di vedere le cose, e gli altri, se stessi, da altri punti di vista, invece di essere proprio fagocitati dalla routine, dalle mode, dalla vita frenetica che spesso ci si trova a vivere quando si è a scuola, come abbiamo vissuto tutti. E quello noto tanto negli adolescenti. Proprio questo tempo per crescere, tempo per appunto imparare a conoscersi meglio, sia a livello emotivo, sia a livello fisico, conoscere le proprie capacità, i propri limiti, perché spesso sembra che questa capacità possa emergere, questa competenza emergere solo quando ci si ritrova in mezzo a 20 altri coetanei. Invece no, mi sembra che sia un po' il contrario, che a volte serve la qualità e non la quantità per sviluppare alcune di queste competenze. C'è tempo anche per approfondire le proprie passioni ed è anche questo che permette di conoscersi meglio. E per quanto riguarda, per esempio, la conoscenza degli elementi che compongono la mente, il corpo, lo stile di vita salutare, io quello che ho potuto notare è che spesso nelle famiglie che praticano istruzione parentale c'è molta attenzione a questo.
molta attenzione ai ritmi personali, come dicevi anche prima, magari c'è chi ha voglia di stare alzato più fino a tardi, c'è chi invece ha bisogno di andare a dormire prima, c'è chi si sveglierà più volentieri presto, c'è chi magari si organizza appunto per mettere la sveglia lo stesso presto, c'è chi invece avrà voglia di dormire di più, c'è l'alimentazione spesso, dunque proprio nell'ambiente più, come dire, curato, un ambiente un po' più curato, e dunque si può valorizzare questo aspetto anche quando presentiamo il portfolio, perché c'è questa possibilità, diciamo, di affinare di più questa sensibilità ai propri ritmi, al proprio organismo, alle proprie abitudini. Per quanto riguarda invece le strategie di apprendimento, che voglio sottolineare anche quello, sempre nelle conoscenze, c'è questa possibilità di toccare vari mezzi, vari strumenti per apprendere. Perché se confrontiamo alla scuola è vero che ci sono tante nozioni, eccetera, ma magari sono tutte preconfezionate, tra virgolette, nello stesso modo. Invece un ragazzo o dei bambini in istruzione parentale, ragazzi o bambini, possono, diciamo, affrontare l'apprendimento in vari modi. C'è chi lo farà con delle attività pratiche, chi avrà più l'amore proprio per lo studio, per la lettura, immergersi nei libri, c'è chi preferirà viaggiare o sperimentare attraverso per esempio, la conoscenza di altre comunità, persone, eccetera. Dunque, questo permette di sviluppare le proprie competenze, ma su più piani, e poi ognuno trova quello che gli si addice meglio. Anche qui direi che siamo avvantaggiati proprio come istruzione parentale. Per quanto riguarda appunto individuare le proprie capacità, c'è proprio questa, come dicevo adesso, è variegato il mondo dell'apprendimento in istruzione parentale e permette di accedere a varie opportunità anche della vita reale. Non solo, come dicevamo prima, per materie in modo molto astratto. E dunque questo, è un modo di apprendere più radicato, più vissuto. Poi, quando dicevi anche tu prima, Nunzia, imparare a prendere delle decisioni, vivendo l'istruzione parentale a casa, in comunità, trovandoci a frequentare bambini di altre età, perché non sono le classiche, i bambini tutti della stessa età, lì bisogna imparare appunto a prendere decisioni insieme, a collaborare, a fare delle scelte, riuscire a guardare da più punti di vista. Dunque, anche lì trovo che sia una bella palestra, sempre da sottolineare quando si espone questa competenza. Beh, imparare ad imparare, per esempio questa capacità qui è un po' quello che dicevo anche prima, di avere i vari stili di apprendimento, perché anche quando parlavamo prima della pratica, oppure di fare un labbook piuttosto che leggere solo su un libro, oppure compilare un libretto, c'è la possibilità di conoscere meglio a quale stile di apprendimento siamo più affini. Per esempio, chi ha uno stile di apprendimento più visivo, chi ce l'ha più uditivo, chi invece è cinestesico. Dunque, questo è molto importante per la vita, proprio non solo per dire raggiungo il diploma oppure devo avere la maturità o così, è proprio per la vita che si capisce meglio come riusciamo ad imparare al meglio. Poi possono essere ovviamente integrati e usati insieme, ma magari c'è diciamo, una preferenza. Poi mi ero messo anche un po' di appunti. Sì, anche sempre sull'idea di dire che impariamo a imparare per tutta la vita. Una cosa fondamentale, secondo me, che io vedo da scolarizzata, è la differenza tra chi apprende e chi impara perché deve imparare. Chi apprende perché è entusiasta, perché è curioso,
perché è qualcosa che lo appassiona. E dunque sono, come dire, delle radici che ci aiutano poi per quando saremo più grandi. Dunque ci portiamo avanti questo. Vedevo che c'era un commento. La predilezione per i video, ecco, perché magari qualcuno appunto riesce ad ancorare meglio le proprie conoscenze, le proprie scoperte grazie all'aiuto dei video. Infatti è più, oppure anche altre cose più interattive, così. Poi si sottolineava sempre anche negli atteggiamenti quello di collaborazione rispetto delle diversità, raggiungere compromessi. E quello è quello che dicevamo anche prima, la possibilità di essere in ambienti diversi, dover confrontarsi anche con degli anziani, perché magari, non so, un ragazzo si dedica al volontariato, aiuta le persone anziane, giochi con, o devi studiare o comunque organizzare un laboratorio con dei più piccoli, dunque bisogna avere rispetto anche se sono più piccoli, i più piccoli imparano anche loro a interagire con i più grandi. Dunque accettare dei compromessi perché magari non tutti vanno d'accordo, superare i pregiudizi anche. E questo vedo che in particolare quando si ha la possibilità di fare istruzione parentale, si è, almeno per le esperienze che vedo, non solo nella mia famiglia ma anche fuori, si ha tendenza forse ad avere meno pregiudizi. Proprio perché si è un po' fuori dagli schemi classici che possono essere condizionati dai coetanei, dalle mode. Allora, magari non so, se qualcuno arriva a scuola con un vestito che magari non è tanto di moda, magari qualcuno avrà tendenza a scuola a deriderlo così. Invece, magari da homeschool proprio non è quello l'importante. Dunque, anche qui c'è questo atteggiamento che può essere favorizzato proprio da questa apertura di non essere, diciamo, sempre nello stesso ambiente con le stesse persone. Poi c'era anche la risolvere i problemi, gestire gli ostacoli, i cambiamenti, e direi che anche lì si coltiva un'elasticità, si può coltivare un'elasticità mentale, essendo più autonomi come, diciamo, ragazzi in istruzione parentale. Perché si è meno abituati a essere strutturati, si è meno abituati a dire devo fare così per arrivare qui, oppure c'è questa soluzione bianca, oppure c'è questa soluzione nera. Invece, essendo più liberi, si trovano delle soluzioni diverse, si ha più una prospettiva più ampia. E a volte c'è proprio questa curiosità di risolvere il problema, non di dire è un problema e vederlo come una cosa pesante, ma vederlo come una sfida, come qualcosa da scoprire, qualcosa di nuovo da scoprire. Ecco, ho fatto una piccola carrellata, non so se può essere esaustiva, perché ovviamente, come diceva Annunzia, ci sono veramente tantissime cose da dire. Sì, io volevo ritornare ancora, se posso, sul tema del tempo. Tanti genitori mi dicono: ma perde tempo, non fa niente, ha perso un anno, oppure sta lì, non fa niente. Allora, vabbè, sul discorso dei videogiochi, eccetera, magari ci ritorneremo, però se un bambino, un ragazzino ha la capacità di stare con se stesso, di darsi il tempo per conoscere meglio se stesso, il suo, diciamo, la sua persona in tutti i suoi aspetti, i suoi sentimenti, le sue sensazioni, eccetera, siamo dentro questa competenza. Quindi il fatto di fantasticare, di trastullarsi, giocherellare, eccetera. Siamo dentro questa competenza, no? Questa competenza personale, questa restare connessi con se stessi e non essere sempre proiettati verso qualcun altro o verso qualcos'altro, verso altri ritmi. Quindi anche il tempo, diciamo, tra virgolette, perso,
è in realtà il tempo passato con se stessi. E questo è un aspetto da valorizzare anche quando si stende il programma, insomma. Annalisa, tu volevi aggiungere qualcosa? In realtà siete state estremamente complete. Sottolineare anche questa cosa del tempo, posso farlo anch'io che ho bambini molto piccoli, quindi nel mio caso magari non in preadolescenza o adolescenza, momento nel quale magari sono. Però, per esempio, io non sanno ancora leggere l'orologio, però il tempo e l'importanza di dare tempo alle cose perché queste vengano fatte bene. È una cosa che per esempio cerchiamo molto di sviluppare in famiglia, quindi il tempo come visto anche come dedizione rispetto ad una cosa, quindi va bene scarabocchiare, ma se vuoi dare un'idea precisa di ciò che intendi col tuo disegno ci vuole tempo, quindi cura dei dettagli, che poi si trasferisce anche nella cura dei dettagli sulla tua persona, su come tratti te stessa. E per quello che dicevate, ripetete spesso, la trasversalità di queste competenze. Non esistono più compartimenti stagni, uno stesso aspetto è ritrovato e porta a giovamento, se sviluppato in una pratica, quasi involontariamente lo applicheremo in un'altra, sviluppato in una circostanza lo proietteremo in un'altra. Quindi anche con i bambini piccoli, sebbene. Ribadisco, i miei sono ancora in un'età in cui obiettivi precisi rispetto alle competenze MIUR, agli annali, alle indicazioni nazionali ancora non li abbiamo, perché come ho già detto, mia figlia fa 7 anni fra pochi giorni, quindi siamo ancora lontani dal dover strutturare degli apprendimenti specifici, diciamo, dei traguardi specifici, però la bambina già e anche il fratellino più piccino sono instradati nel rispettare il tempo. Quello che dicevi tu prima era bellissimo. Dormo quando ho sonno, mi sveglio quando non ho più sonno, mangio quando ho fame e ascolto me stessa. E l'ascolto verso se stessi poi credo, spero che si proietterà nella loro preadolescenza e adolescenza, dandogli magari anche un po' meno di patemi tipici di quest'età. Questo è l'augurio che mi faccio da mamma. Poi affronteremo quello che viene. Bene, io avevo preparato un'altra slide in realtà, sempre su questa competenza, che vediamo se riesco a condividerla. Allora, eccola qua. Ed è, diciamo, tratta dalle indicazioni nazionali per il curriculum. E queste sono, diciamo, le materie che secondo me corrispondono nella loro formulazione a questa grande competenza. Avete visto quante cose abbiamo raccontato a livello scolastico, questa competenza che secondo me è una delle più importanti, onestamente, al di là del fatto che, vabbè, non ci sono gerarchie, però, insomma, la competenza, personale, e sociale, insomma, ha una sua importanza, no? Per la serenità, per la persona in generale. Ecco, io ho trovato queste tre materie in cui c'è un'attenzione alla persona. L'educazione fisica, dove si parla di competenze motorie. Ecco, i traguardi sono le competenze nelle singole materie, che dovrebbero aiutare a sviluppare la grande competenza, che è la competenza di cui parlavamo prima. Quindi è consapevole delle proprie competenze motorie, le utilizza gli aspetti comunicativi e relazionali nel linguaggio, eccetera. Poi ci sono le scienze in un unico traguardo e anche l'italiano, no? Soprattutto nella relazione con gli altri. Però ecco, noi che facciamo istruzione parentale abbiamo in realtà, secondo me, molte frecce nel nostro arco. Morena, Annalisa, passo oltre. Sì, direi di sì. La Non so prossima. se Morena vuole aggiungere qualcosa, non so.
No, per me possiamo andare avanti. Abbiamo un bel po' di carne al fuoco. Sì. La prossima competenza è la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, cioè consapevolezza culturale ed espressione culturale. Quindi consapevolezza vuol dire avere, diciamo, dei riferimenti, avere una sensibilità in ambito culturale e espressione invece è più l'aspetto creativo. Anche qui volevo sottolineare alcune parole che usano, cioè sono quasi tutte perché sono veramente meravigliose: comprensione e rispetto di come idee e significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture. Cioè la stessa idea, che ne so, il cibo, l'abitare, nelle varie culture viene. Si concretizzano le varie idee in un modo diverso e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Questo è il testo, quello sopra è il testo direttamente della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, invece sotto vi ho messo un mio commento, dove distingo l'apprendimento formale e quindi tutto. Materie che questa volta sì entrano nello sviluppo di questa competenza, ma anche sul piano degli apprendimenti informali e non formali, addirittura vedremo che si parla di gioco. Anche il gioco aiuta a sviluppare questa competenza, ma qui abbiamo parlato di arte circense, scultura, fotografia, danza, ceramica, sartoria, meccanica, tessitura, insomma, veramente. Tante possibilità, tante idee. E proseguiamo nelle conoscenze, abilità e gli atteggiamenti che concorrono, insomma, a questa competenza. Qui si parla di espressioni, quindi conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese anche le lingue, quindi anche le lingue locali e regionali e nazionali, europee, eccetera. E il loro patrimonio espressivo, le loro tradizioni, di come queste si influenzano a vicenda e di come queste espressioni locali, eccetera, eccetera, e queste culture hanno effetti sulle idee dei singoli individui. Quindi di come siamo concatenati e correlati, e soprattutto di come queste idee si, diciamo, come queste culture si compenetrano a loro volta, no? Di come si costruiscono anche l'una sull'altra, l'una dentro all'altra. E si parla infatti di forme ibride. Il presupposto è la consapevolezza dell'identità personale, ovviamente. Ecco perché ne abbiamo parlato per primo, no? Dell'altra competenza, distruggendo l'ordine prestabilito. Quindi partiamo dalla consapevolezza dell'identità personale, della propria identità come persona inserita in questa cultura locale, regionale, nazionale, eccetera, in relazione però con tutte le altre, aperta a tutte le altre. Tra le abilità c'è l'empatia addirittura, no? Quindi esprimere e interpretare idee figurative, astratte, esperienze ed emozioni con empatia. E capacità di farlo in diverse arti e forme culturali. L'atteggiamento è che di solito viene considerato adeguato per lo sviluppo di questa competenza è la curiosità, un atteggiamento positivo e la curiosità nei confronti del mondo, l'apertura. Io lascerei la parola ad Annalisa.
Sì, grazie. Allora, sono andata a cercare, tu hai chiuso proprio con il termine su cui io ho voluto puntare un po' l'attenzione, cultura. Ho cercato la definizione di cultura sulla Treccani, e dice: insieme di cognizioni intellettuali che acquisite attraverso lo studio, la lettura, l'esperienza e l'influenza dell'ambiente e rielaborate in modo soggettivo ed autonomo, questo l'ho sottolineato, diventano elemento costitutivo della personalità. Quindi qui sottolineiamo proprio come le competenze che vengono indicate dalla comunità europea e sottolineate, riprese dal MIUR, sono proprio si giocano veramente fra di loro, si intercambiano, contribuendo quindi elemento costitutivo della personalità, contribuendo ad arricchire lo spirito, a sviluppare o migliorare la facoltà individuale, specialmente la capacità di giudizio. E anche questa è una cosa che mi è piaciuto molto sottolineare, perché viviamo in un momento, secondo me, storico in cui il giudizio lo si esprime con molta facilità. E si pensa che l'opinione sia un giudizio, che invece è una cosa completamente differente. Molto spesso c'è una chiusura. Noi in questo senso, come famiglie in istruzione parentale, abbiamo una grandissima fortuna, perché la prima obiezione che mi è stata fatta da una persona con cui parlavo del fatto che avevo chiesto di parlare di questa competenza, è stata, questa persona manda i figli, è una mia amica e manda i figli a scuola. Mi ha detto: sì, ma guarda che nella classe di mio figlio ci sono tanti bambini stranieri e la maestra è molto brava a far parlare ciascun bambino della propria realtà, della realtà del proprio paese. Ok, ma rimangono discorsi. Noi nella comunità in istruzione parentale, nel villaggio dell'istruzione parentale, abbiamo la possibilità di uno scambio concreto e reale. Io torno all'argomento che fra tutti mi piace di più, la cucina. Quando ci incontriamo, e capitava in era pre-Covid, di incontrarsi nei parchi o comunque di vedersi a casa gli uni degli altri per la socializzazione, per far stare insieme i bambini o perché si svolgevano delle attività insieme di gruppo. Nel momento in cui c'era la conoscenza della cultura culinaria di una persona, anche solo di un'altra regione o di un'altra città, c'era l'esperienza diretta, cioè mia figlia assaggiava il dolce tipico di l'amichetta di mia figlia o l'amichetto di mio figlio assaggiava la lasagna tipica di. Io poi questa competenza, ho chiesto anche proprio di trattare questa competenza perché io sono molto confusa dentro. Io sono nata in Calabria, sono di origini per metà calabresi e per metà emiliane, ho studiato a Napoli, mia sorella studiava nel Lazio, ho vissuto in Inghilterra, mia sorella adesso vive negli Stati Uniti da 15 anni, sono venuta a vivere in Lombardia dove erano venute a vivere le mie zie, quindi io mangiavo la polenta con l'anduja. Quindi per me era l'integrazione tra le culture era proprio il mio pane quotidiano. E la cosa che secondo me è il nostro pregio nella comunità, appunto nel fare istruzione parentale, che noi abbiamo quello di cui si parlava prima, il tempo di cogliere la differenza fra le culture, ma il tempo di capire che quella differenza, quel percorso differente porta allo stesso risultato. Che è una cosa importantissima perché ci permette di empatizzare, cioè noi riusciamo davvero ad avere il tempo di comprendere che la cultura è soltanto una forma, ma che il contenuto è lo stesso. Quindi riusciamo, secondo me, le nostre esperienze culturali sono più profonde rispetto a quelle che possono essere fatte all'interno di una scuola dove sicuramente la maestra ci mette il massimo impegno e concede tempo ai propri alunni, ma rimangono, non lo so, dei temi letti in classe piuttosto che il ballo insegnato dal compagnetto che sa una danza tipica. Io noto molto che la percezione, la consapevolezza che essere diversi non ha niente a che vedere con l'essere migliori o peggiori, possa rappresentare, secondo me, la chiave giusta per un mondo diverso.
dove non esprimeremo più giudizi, ma solo opinioni. E come tali, tutte saranno parimenti da rispettare tutte allo stesso modo, da considerare tutte allo stesso modo e da valorizzare tutte allo stesso modo. Quindi, secondo me, questa è la competenza che ci permette di integrarci il più possibile, proprio come cittadini europei e come cittadini del mondo. Poi, come sottolineava giustamente Nunzia, è un tipo di competenza che si può, che per noi genitori, adesso parlo dal lato di mamma, perché sappiamo bene, l'abbiamo detto tante volte, che il genitore in istruzione parentale è un genitore impegnato. Va bene l'apprendimento libero, va bene l'apprendimento lasciato spontaneo per il bambino, però se mia figlia ha manifestato una passione per l'arte circense o per la danza, io da genitore, mio marito, noi come famiglia abbiamo colto questa sua passione per farle un po' di storia del circo, per esempio. E abbiamo inserito tanti argomenti nella storia del circo. Il fatto che, per esempio, non lo so, addirittura ci sono dei geroglifici. Lei ama l'Egitto, ci sono dei geroglifici e siamo andati a vedere questi geroglifici di 2000 anni fa che rappresentano questi giocolieri. Poi abbiamo visto qual è stata l'evoluzione di questo spettacolo. Siamo arrivati all'Inghilterra del Settecento, poi l'ingresso degli animali. Io sono una veterinaria pentita, quindi mia figlia, si è cominciata, a fare un po' di domande, no? Come è possibile? Noi che abbiamo questo rapporto con gli animali, invece c'era quest'altra situazione. E allora magari le ho fatto vedere uno spettacolo delle Cirque du Soleil, dove le ho fatto vedere che l'ottenimento di quelle cose era possibile con la costanza, la perseveranza, la cura del corpo, e quindi ecco che ritorniamo alla competenza di cui si parlava prima. Ed ecco di nuovo come le competenze si concatenano le une con le altre. Ancora, la danza, per esempio, è stato un altro aspetto, perché mia figlia ha voluto fare danza classica. Ma lei sa ballare la tarantella, perché la nonna calabrese le ha insegnato la tarantella e la nonna emiliana le ha insegnato il ballo liscio. Quindi sono due aspetti, due cose che sono diverse, ma servono per divertirsi, entrambe. E secondo me, all'età, ripeto, io parlo sempre di mamma con una bambina piccola, cioè nel senso proprio che muove i primi passi. Quindi sicuramente quello che dico non è esaustivo, cioè sicuramente i ragazzini più grandi hanno esperienze più profonde rispetto a quelle che può avere mia figlia, però io mi rendo conto già che alcuni meccanismi in lei sono innescati e secondo me quello è il vero obiettivo delle competenze europee. Va bene sì proseguire nella formazione, va bene che è una formazione che dura tutta la vita, ma secondo me l'obiettivo reale del desiderio della comunità europea, insomma dell'indicazione della comunità europea nello sviluppare queste competenze è quello di chiedere alle scuole e a noi genitori, quindi al mondo dell'istruzione, di innescare nei nostri figli alcuni meccanismi, che sono proprio alla base poi per quello che è il cambiamento e la consapevolezza, sì, culturale, perché nella cultura di un paese fanno parte anche cose come se c'è il Parlamento o non c'è il Parlamento, se c'è la regina o se c'è un presidente, se questo presidente è pienipoteri o come nel nostro caso che c'è invece anche un presidente del Consiglio, quindi abbiamo la Repubblica che è una Repubblica non è una Repubblica presidenziale, negli Stati Uniti invece la zia è una Repubblica di altro tipo, quindi c'è anche la competenza in cittadinanza o dalla competenza in cittadinanza possiamo passare a parlare di competenza culturale. Quindi in realtà nella nostra vita, lo ripeto sempre, nella nostra vita quotidiana, affiancati ai nostri figli, se cerchiamo di essere attenti, se cerchiamo di prendere spunto e cerchiamo di fare quello che io chiamo noi siamo degli amplificatori, dei facilitatori, sì, ma degli amplificatori delle situazioni e delle circostanze in cui i nostri figli
incappano casualmente nella loro vita. E abbiamo la possibilità di sviluppare queste competenze con molta facilità, secondo me, senza necessariamente rivolgerci a testi, a libri. Quelli li possiamo tenere per noi, per una nostra preparazione, però con bambini dell'età di mia figlia, io preferisco arrivarci verso altre strade. Poi ripeto, secondo me conta molto la condivisione con altre famiglie, con altre famiglie in istruzione parentale che hanno. No, no, amore, scusate, tesoro, non è possibile. Poi avevo preso un altro appunto. No, credo di aver detto tutto. Sì, credo di aver detto tutto. In generale, diciamo, per concludere, penso che ci sono ancora molte altre cose da dire. Sono sicura che Nunzia, Morena, Alessandra abbiano tante altre cose da dire. Però penso davvero che la competenza culturale ci permetta di raggiungere quella che, insieme appunto all'assenza di giudizio, la caratteristica che può portare veramente a un cambiamento nella società del futuro, che è l'empatia, la capacità di mettersi nei panni dell'altro, che non è la semplice comprensione, perché io posso capire tante cose, ma non percepirle, non viverle. L'empatia invece me le fa percepire, me le fa vivere in maniera anche indiretta. E io lo vedo quando mia figlia gioca con altri amichetti che hanno altre abitudini. Perché poi di questo anche che parliamo, la cultura è anche abitudine, è anche consuetudine, è tradizione ed è bellissimo essere coinvolti in tradizioni che non sono le nostre, accoglierle e condividere le nostre tradizioni con altri. Non credo che questo ci farà diventare, ci fa uniformare. Secondo me questa cosa ci amplifica, ci rende cittadini europei e cittadini del mondo, che credo poi sia l'obiettivo primario con cui sono state scritte queste raccomandazioni. Bene, grazie. Morena, tu hai da aggiungere qualcosa? Non so se prima c'era Alessia che voleva anche dire qualcosa, che vedo la manina alzata. Io più che altro volevo fare una domanda a Nunzia perché prima ha detto una precisazione mentre c'era la slide sulla competenza civica. Quindi le competenze europee poi vengono adattate alle materie che c'erano prima nella tabella in base anche a competenze mirate in quell'ambito, giusto? Non. Sono le competenze nelle materie, cioè sono state un po', come dire, ridotte, all'ambito delle materie, quindi ambiti circoscritti e semplicemente diciamo ridotte all'ambito scolastico, ad una situazione scolastica. E questo è quello che c'è nelle indicazioni nazionali, che comunque è già molto rispetto al semplice programmino fatto in quella classe quell'anno. Ti ringrazio. Prego. Però tu parlavi di educazione civica perché prima ho detto che è la materia nuova di quest'anno? No, più che altro perché c'era la tabella lì davanti e cercavo di comprendere questa frase che avevi detto leggendola nelle varie declinazioni che c'erano all'interno della riga di educazione civica, quindi cercavo di capire questa. Adattamento che è stato fatto per la singola disciplina. Sì, allora no, diciamo che alla luce delle indicazioni nazionali, le discipline che esistevano già sono state rilette, reinterpretate in quest'ottica. Non è stato fatto il processo inverso, cioè dalle indicazioni nazionali, dalle competenze chiave alle materie, se no dovevano inserire il teatro, la danza, a scuola, avrebbero dovuto fare altri percorsi. E ritornando a questo tema, cioè
Cioè, proseguendo, questo è quello che ho trovato nelle indicazioni nazionali, che potrebbe essere, cioè che secondo me in modo esplicito richiama questa competenza. Quindi le materie sono arte e immagini, geografia, letteratura italiana. Nelle letterature straniere, fino alla fine del primo ciclo di istruzione, non si fa letteratura per ovvi motivi. E poi c'è musica e storia. Le ho messe in ordine alfabetico, per spezzare la gerarchia con cui sono inserite anche nelle indicazioni nazionali le materie. Quindi arte e immagine, vedete che bella corposa, non ho trascritto tutti i traguardi, ma solo quelli che si riferiscono a questa co competenza in modo chiaro, no? Quindi qua, non so, opere più significative prodotte nell'arte antica, medievale, moderna e contemporanea. Contesti storici, culturali, ambientali, eccetera. Anche in storia è molto, molto esplicito, perché vedete queste cinque frasi finali che hanno lo stesso incipit, comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, poi prosegue e poi conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea, poi lo stesso per la storia mondiale, poi per la storia del suo ambiente. E infine conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità. Quindi non si parla più di regionale, locale, europeo, ma dell'umanità intesa come tale. Quindi è come se le competenze, scusami, tornando alla mia domanda di prima per comprendere meglio, è come se le competenze fossero state interlacciate con le discipline in modo da ritrovare in ogni disciplina un minimo di tutte le competenze. Ok. Sì, è un po' così. La prossima è competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. E anche qua abbiamo, questa è molto complessa ovviamente, no? L'abbiamo qui suddivisa in tre punti, nelle competenze, qua siamo ancora nelle competenze, otto competenze chiave. La prima, il punto A, si riferisce alla competenza matematica. E se andate velocemente alla seconda riga trovate risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Quindi cominciamo dall'apprendimento informale e non formale. L'accento è posto, scusate, poi c'era un'altra parola che volevo, su cui volevo porgere la vostra attenzione, la capacità di usare modelli matematici e di pensiero. E parla di metodo, però lo fa meglio forse anche dopo. Poi passa alla competenza in scienze, no? Che ha come obiettivo quello di la capacità, si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda. Quindi anche questo è difficile da fare a scuola, onestamente, secondo me, letta così, perché il mondo che ci circonda non può essere ridotto a quello di un'aula che, sì, che spesso ha l'aspetto, almeno nelle mie, sembrano degli ospedali, anzi, degli ospedali vecchi. Proseguiamo, si parla di metodologie, l'acquisizione di una metodologia, poi ci ritorneremo su questa idea. E poi per metodologie per arrivare a delle conclusioni che siano basate su fatti empirici, quindi ancora l'aspetto pratico, l'aspetto esperienziale che entra con prepotenza rispetto all'aspetto puramente teorico. Ed infine nella competenza tecnologica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e dalla responsabilità individuale del cittadino. Questo ci ricollega alla competenza in materia di cittadinanza, l'importanza del ruolo dell'umanità sulla terra e nelle relazioni anche con gli altri esseri viventi. Competenza matematica, le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti essenziali.
No, volevo dire una cosa. Quello che collega tutti questi tre ambiti, la matematica, le scienze e la tecnologia, è l'abitudine al pensiero logico, al pensiero, all'astrazione e ad un certo metodo, appunto, di pensiero. Va bene, qua siamo in matematica, quindi le conoscenze sono quelle dei numeri, delle misure, delle strutture, delle operazioni fondamentali. E qui, se le mettiamo nei contesti quotidiani, ritorniamo ancora al famoso esempio della cucina, no? Alle attività che facciamo normalmente nella vita con i nostri figli, che non so, quando dobbiamo andare a prendere il treno, il pullman, e guardiamo l'orario e calcoliamo quanto tempo ci manca, quando andiamo a fare la spesa e dobbiamo dare il resto, dobbiamo calcolare se i soldi che abbiamo in tasca ci bastano per comprare tutto quello che vogliamo e quant'altro. Si parla ancora di contesto quotidiano, di sfera domestica, sempre nell'ambito della matematica. In scienze e tecnologia e ingegneria, ancora comprende i principi di base del mondo naturale. Comprendere i progressi, i limiti e i rischi delle teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche nella società in senso lato. Quindi, ancora una volta, un approccio critico, non semplicemente ripetitivo, ma un approccio, logico e critico. Si parla di metodologie specifiche. Il tema del metodo nelle scienze naturalmente è un tema fondamentale, il metodo scientifico, no? Si parla qui ancora, ecco, di disponibilità a rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici. Quindi siamo ancora nell'ambito dell'esperienza e siamo nell'ambito del metodo. Quindi facciamo delle ipotesi. Le sottoponiamo a delle prove empiriche e se queste prove non confermano le nostre ipotesi, noi dobbiamo essere disponibili a rinunciare alle nostre convinzioni, alle nostre ipotesi e quindi a modificarle. E questo che cos'è? È solo quello che si dice apprendimento per tentativi ed errori. John Holt lo dice molto chiaramente, quando il bambino impara facendo dei tentativi, facendo degli errori, ripetendo sempre la stessa, diciamo, lo stesso, chiamiamolo esperimento, la stessa operazione, lo stesso processo, sta facendo lo scienziato, sta facendo quello che fanno quelli che noi chiamiamo scienziati, cioè sottopone a verifica le sue ipotesi. Poi l'errore gli fa capire che quell'ipotesi era sbagliata e che quindi deve correggerla. E questo è quello che fanno i nostri bambini quando sbagliano. Quindi la rivalutazione degli errori nel programma e della capacità del bambino di imparare ad imparare, no? Ne abbiamo parlato poco fa, imparare anche attraverso l'esperienza e attraverso gli esperimenti, attraverso i propri errori. E un'ultimissima cosa, atteggiamento di valutazione critica e curiosità, interesse per le questioni etiche e l'attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale. Una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, che c'entra molto invece con la competenza personale, è anche il problema della sicurezza. Ma questo lo facciamo anche in cucina. Quando facciamo la torta insieme, stiamo attenti a prendere delle precauzioni perché il bambino non si bruci, perché non si faccia male, perché non si tagli, e lo facciamo quando andiamo a fare un giro in bicicletta, eccetera, eccetera. Quindi la sicurezza e la sostenibilità ambientale, aspetti etici.
In particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all'individuo, alla famiglia, alla comunità, eccetera. Quindi un approccio anche qui critico, nel senso più nobile del termine, no? Io avrei finito, passo la parola, non so chi vuole arricchire questa riflessione. Allora, se posso, io sto avendo un problema in realtà con mio figlio in questo senso, perché lui gestisce male il fallimento. Lui è uno che sperimenta molto e è molto frustrato quando non riesce ad ottenere il risultato che vuole. E qui, siccome io sono fissata con i collegamenti fra le varie competenze, lui aiuta molto il padre. Fanno molto, usano molto, stanno Mattia forse sviluppa molto la competenza tecnologica e ingegneristica insieme al padre perché collabora molto con lui in molti lavori di casa, proprio idraulica piuttosto che falegnameria, eccetera. Quindi utilizza già gli strumenti, avendo già 5 anni, solo il trapano fino ad ora non gli abbiamo dato in mano, però tutto il resto lui lo utilizza, martello, pianta i suoi chiodi, insomma, è abbastanza autonomo. Quando non gli riesce qualcosa, è molto frustrato, scappa anche via, cioè proprio reagisce anche proprio male parecchio. Io lì, per esempio, spesso io e il papà gli diciamo una frase che è stata attribuita ad Einstein, ma non so se l'ha detta lui, però a me piace molto, che quando si fallisce in qualcosa, in realtà si è solo scoperto un modo in cui non ottenere il risultato che noi volevamo ottenere. Quindi cerco in tutti i modi di sviluppare in mio figlio quella che è una competenza della competenza personale, scusate, la resilienza, cioè la reazione, il saper reagire ad una situazione che in teoria dovrebbe frustrarci, ma che in realtà può avere degli aspetti positivi. Quindi quando lui fallisce un tentativo, io gli dico, ecco, mamma, adesso sai esattamente cosa non dovrai fare domani per ottenere un risultato che non è quello che vuoi. E ci sto lavorando da un po' e devo dire la verità che si stanno cominciando a vedere un pochino di risultati perché diciamo i suoi tempi di malumore si stanno pian piano accorciando. E volevo soltanto appunto sottolineare che davvero quando viviamo la vita con i nostri figli possiamo renderli competenti su tutto, senza sforzarci particolarmente. Quello che però deve essere lo sforzo che facciamo è fare quello che ha fatto oggi Nunzia per noi, leggere e studiare quelle che sono le indicazioni nazionali, leggere e studiare i documenti della Comunità Europea relativi alle raccomandazioni per queste competenze, che non è la stessa cosa che dire studio il programma scolastico così mio figlio poi prende un buon voto. Va molto oltre. Noi stiamo consentendo ai nostri figli di essere felici. Questo è l'obiettivo. Essere cittadini consapevoli, essere cittadini che sono in grado di essere empatici e c'è la reciprocità di questo sentire. Se sono ragazzi che riescono a essere resilienti rispetto ai traumi, pensate se la scuola fosse riuscita in questo obiettivo, quanti meno bulli ci sarebbero e quanti meno bullizzati ci sarebbero. Quindi noi abbiamo davvero la possibilità, perché poi il paradosso qual è? Che molti dei nostri figli magari diventeranno professori, diventeranno insegnanti, perché la scuola io non mi auguro che sparisca, anzi, nessuno di noi vuole la fine della scuola, la fine dell'istituzione scuola. Quindi quello che noi stiamo facendo è anche creare delle generazioni che riusciranno a cambiare qualcosa che adesso magari è leggermente inclinato, che può avere degli aspetti ancora da migliorare. Quindi
Ci tenevo soltanto a fare questo ennesimo collegamento fra competenze che sembrano appunto non avere nulla da, perché ancora continuo nelle persone che incontro, nelle persone che mi chiedono qualche informazione, continuo ancora ad avere questa, perché fa parte della nostra scolarizzazione, questa divisione mentale per materie e per argomenti. Il tentativo che Nunzia ha fatto, quello di stravolgere un po' l'elenco, l'ordine dell'elenco che normalmente troviamo delle competenze già era, secondo me, questo, quello cioè di smuovere un po' il cervello e dire le cose sono tutte lì, ma non necessariamente in quell'ordine. E io sto cercando invece di, insieme a Morena, insieme a Nunzia, di far vedere come in realtà tutte le cose sono dappertutto. Quindi c'è davvero il nostro lavoro è cercare di interpretare i vari aspetti delle attività che facciamo, che svolgiamo con i nostri figli. È un lavoro di interpretazione, ma sono già tutte lì. In ciascuna attività che svolgono i nostri figli, quotidiana, si lavano i denti e c'è la competenza personale, perché sto prendendomi cura di me. Nel momento in cui metto lo spazzolino nella spazzatura e sto facendo la differenziata, oppure decido di acquistare, di utilizzare uno spazzolino che sia ecologico, sto maturando la competenza in cittadinanza, sto sviluppando una sensibilità nei confronti appunto dell'ambiente, sto facendo scienze. Perché quello spazzolino spiegherò a mio figlio perché se lo prendo in plastica impiega 2000 anni per essere distrutto, se lo prendo in legno di bambù in 15 giorni diventa una pianta. Quindi in realtà dappertutto troviamo tutto. Ci dobbiamo impegnare molto, ci dobbiamo impegnare molto perché dobbiamo proprio scardinare. Però pensate, tutta la nostra fatica, per i nostri figli non ci sarà questa fatica, per loro saranno dei processi assolutamente automatici. E quindi è in questo che secondo me dobbiamo trovare la forza quando ci prende lo sconforto, ma io ne la faccio, mo prendo un libro di storia, glielo piazzo davanti, capitolo 1, perché prende lo sconforto e la stanchezza a tutti noi. Però il pensiero deve essere che per loro non ci sarà questa fatica, per loro saranno tutti automatismi che porteranno anche nella scuola quelli che tra i nostri figli decideranno di diventare insegnanti. E ce ne saranno, spero, tanti. Morena, volevi aggiungere? No, niente da aggiungere, mi sembra che è già stato detto moltissimo e molto bene. Grazie, grazie entrambi. Sì, poi soprattutto le scienze si collegano davvero formulate così, si collegano tantissimo alla cittadinanza, ma a tutte le attività che facciamo in casa in ogni momento, no? Dall'igiene personale, il concetto dell'igiene, il concetto di sì, l'impegno per l'ambiente, quando si sceglie un cibo, perché mangiamo questo e non quell'altro, perché abbiamo fatto certe scelte alimentari, insomma, c'è tanto, tanto, tanto da Ah, fare. è bellissima la frase che tu hai sottolineato. Ok, ipotesi, sperimento, ma devo essere aperta alla possibilità che la mia ipotesi non venga confermata. E devo essere aperta anche all'ipotesi che a non confermare la mia ipotesi sia qualcun altro. Quindi la tolleranza, la condivisione, il rispetto, l'uguaglianza. Quello che faccio io, l'importanza che io do a me stessa la do anche agli altri. Quindi c'è davvero tutto per essere davvero cittadini di un mondo diverso, di un mondo diverso, diverso da quello che abbiamo oggi. Migliora, sì. Ho visto prima velocemente la mano alzata di Claudia, poi è sparita. Era una scelta? Non si sa. Nel frattempo c'è Alessia che ha alzato la mano. Mi ricollego a quello che raccontava prima Annalisa sull'errore. Kate, quando fino a qualche tempo fa, soprattutto quando sbagliava, si arrabbiava, magari strappava il foglio oppure cancellava tutto incavolata. E lì mi sono resa conto che lei non è mai andata a scuola, quindi questa cosa dell'errore devo avergliela passata io e mi spiace di questo. Quindi ho cercato di fare errori. E quindi lei, sentendo che io facevo errori, si è aggasata e ha detto: Ma allora sbagli anche tu?
Sì che sbaglio. L'altro giorno ho fatto un errore mentre facevamo un'operazione matematica molto semplice, ma io con la matematica sono abbastanza rincitrullita e quindi pure il marito poi mi prendeva in giro. Beh, ho sbagliato, che c'è da prendere in giro? Quindi anche lei ha iniziato a rendersi conto che l'errore serve, proprio perché nel momento in cui sbaglia scopre qualcosa di nuovo, perché magari una virgola o due punti o una parola che lei sente poi la riusa e quindi cambia anche il suo approccio nei confronti dell'errore. Mi solleva notare un pochino più di, come dicevi tu, resilienza nel momento in cui succede una cosa che tu non volevi. E quindi sta tutto lì nel reagire in modo anche noi diverso, per dare un po' l'esempio. Grazie per questa testimonianza. C'è altro? Io vorrei solo far notare come magari all'inizio dicevamo proprio che la competenza tipo matematica appunto serve per usarla poi nella vita quotidiana. Quando in istruzione parentale a noi magari sembra che facciano poco, perché magari non sono sulle schede didattiche, non compilano 20 operazioni più, 20 meno e così, però in realtà spesso i bambini, anche quelli più piccoli, proprio si destreggiano in un modo così naturale nel gestire tutte le operazioni nella vita quotidiana, che sia anche le divisioni. Tante volte vedo dei più piccoli che non saprebbero magari subito farlo sulla carta, però sanno già bene cos'è la divisione o la moltiplicazione, eccetera. Dunque, questo è questo rovesciare la prospettiva. Perché sembra strano quello che facciamo quando facciamo istruzione parentale, perché non ci sono tutte le divisioni di materia, eccetera, ma in realtà è come se noi avessimo un altro modo proprio di vivere questa esperienza dell'apprendimento partendo dalla pratica, per poi andare a affinare magari nella teoria, approfondire, eccetera. E questo l'ho visto appunto anche come dicevo quando guardavo dei video su internet per capire meglio come presentavano a volte queste autocompetenze, vi si parte sempre dalle nozioni. Ecco che tutte le nozioni di, per esempio, arte, o questo, quello, come posso applicare nella vita quotidiana? Si parte poi dall'astratto per finalmente, quando siamo magari, non so, all'università, dire, oh, ok, posso usarlo nel mio lavoro. E invece qui abbiamo dei piccolini che sono già praticamente dentro, proprio immersi nella pratica. Ecco, non mi dilungo altro. Sì, qui in effetti si parla di, si dice per la matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività, oltre che sulla conoscenza. Il processo e l'attività sono i concetti, i meccanismi con cui la matematica funziona. Avevamo parlato, poi non so se magari Annalisa vuole raccontarlo. Del bambino che senza che nessuno gli spiegasse niente ha fatto capire che lui certi concetti li aveva acquisiti, lui sapeva cos'era il doppio, lui sapeva che cos'erano le frazioni e le usava, ma non perché le ha studiate a memoria, ha studiato la definizione, ha fatto degli esempi, ma semplicemente perché lui attraverso un suo modo di imparare, quindi questo imparare ad imparare attraverso delle sue tecniche di apprendimento personali, ha interiorizzato questi concetti, questi processi, queste attività, questi meccanismi che sono l'obiettivo effettivamente che si deve raggiungere, no? Perché sapere la definizione di frazione non ci aiuta, giusto? Sapere che, non lo so, delle cose teoriche non ci aiuta, ci aiuta avere dentro, avere interiorizzato i concetti e i processi e le attività, i meccanismi, proprio come funzionano queste cose. Non so, Annalisa, se vuoi raccontare questo piccolo aneddoto. Sì, è il figlio di una mia cara amica, lui è appassionato di dinosauri e aveva acquisito il concetto che il Tyrannosaurus Rex era lungo, adesso non ricordo, se due o tre pullman in questo libro che aveva letto.
Eravamo a pranzo e ci stava raccontando che aveva appena scoperto che esisteva un serpente preistorico che era il doppio del Tyrannosaurus Rex. Ha fatto un attimo di pausa, ci ha guardato e ha detto, se aveva detto due, ha detto nove, ha detto tre. Ah, quindi come sei pullman uno dietro l'altro? Quindi lui aveva trasferito la proporzione, il parallelismo che c'era stato tra Tyrannosaurus Rex e gli autobus nel suo serpente preistorico. Quindi aveva fatto quello che diceva Nunzia, una proporzione, una moltiplicazione, aveva diviso, cioè senza che nessuno gli avesse chiesto che operazione stesse facendo. E quindi questo ha colpito molto me, ma ha colpito molto anche la mamma, perché la mamma pensava che il figlio con la matematica proprio zero. Invece aveva acquisito una competenza matematica facendo una cosa che con la matematica non aveva niente a che vedere, perché stava coltivando la sua passione sui dinosauri. Sì, ma anche, non so, il bambino che gioca a battaglia navale. Battaglia navale, lì abbiamo il piano cartesiano, a parte che abbiamo le letterine, abbiamo i numeri, ma abbiamo il piano cartesiano, l'asse delle X e l'asse delle Y, abbiamo la rappresentazione geometrica, abbiamo la strategia, il gioco di strategia. Oppure, che ne so, il bambino che gioca con i Lego, lì c'è dentro la geometria, no? La rappresentazione, le forme. C'è l'astrazione e ecco, quindi insomma tante tante cose che stanno dentro, e così comunque l'importanza, volevo sottolineare, di questo tipo di apprendimento che gli permette di interiorizzare quello che poi serve per usare la matematica, no? E per farla propria. Il concetto stesso di divisione, loro lo applicano già normalmente. Se hanno un pacco di biscotti e lo devono dividere in quattro, ne danno uno ciascuno finché non li hanno finiti tutti e quelli che avanzano stanno là o si dividono ulteriormente. Quindi hanno già questi concetti, gli vengono spontanei, solo che non hanno un nome. Quello gliel'abbiamo dato noi fregandoci anche perché li abbiamo incasellati. Bene, a livello, vediamo se riesco a condividere, a livello di indicazioni nazionali, no, ho sbagliato, scusate, a livello di indicazioni nazionali per il curriculum abbiamo ovviamente queste tre materie, no? Matematica, scienze e tecnologia, e questi sono i traguardi alla fine del primo ciclo. E va bene, ve li lascio da leggere. Alcuni sono interessanti, eh? Però va bene. Ma di Nunzia, quello si era dimmi. l'altra volta che si diceva, Scusa, scusami, volevo solo dire che la slide si vede ancora la competenza, non vediamo nelle indicazioni nazionali. Non so se volevi mettere quella. sì, io vedo quella. Noi vediamo ancora scienze, almeno io vedo scienze, tecnologie, ingegneria, non vedo le indicazioni nazionali, non so voi. No, no, anch'io vedo ancora. Volevo solo sottolineare perché se n'era appena parlato, dopo magari andiamo avanti, non si è vista proprio. Io vedevo indicazioni nazionali, io vedo questa. Vediamo un po'. Adesso? Adesso ok, matematica, scienze e tecnologia, sì. L'altra volta, ad esempio, se non sbaglio, si diceva che i bambini guardano il complesso e non vanno nel dettaglio. E la stessa cosa, è con le competenze più che con le discipline, cioè sono quello che noi guardiamo dall'esterno di una persona, quindi nel suo complesso. Mentre poi non vanno ad analizzare il dettaglio fin tanto che non ne hanno necessità. Questa è una Esatto. cosa che ho bisogno di imparare, ad esempio. Mi viene spontaneo andare dal dettaglio invece al complesso. Sì, perché loro sono alla ricerca di senso, cioè loro stanno cercando di capire il mondo nel quale sono finiti, e quindi hanno bisogno di costruire dei sensi, il senso delle cose che li circondano, dei fenomeni, dei fatti, delle persone, eccetera. E quindi prima di tutto il significato globale, no? E poi, se la cosa li appassiona, li incuriosisce ulteriormente, allora vanno nel dettaglio. Ma
partire dal dettaglio, come si fa in alcuni contesti di apprendimento, come dire, ed è motivante per loro, no? Perché allora perdi di vista il senso. Allora la Sì. cosa che fai, come io parlo delle lingue perché sono un'insegnante di lingue, ma partire dalla coniugazione del verbo essere, che è il classico, no? Da cui si parte per tutte le lingue, non ha senso. E quindi allontana l'attenzione del ragazzino. Celestine Frenet ha fatto un paragone secondo me calzante, soprattutto per le lingue. Se tu vai a studiare i singoli meccanismi che compongono una bici, in realtà conosci tutto della bici, ma non è detto che tu ci sappia andare su. Certo, è proprio così. Bene, non si muove. Lucia, scusami, dicono che non si leggeva l'ultima parte di slide. Eh sì, ma no, su questo purtroppo non so cosa fare, non so come fare. Ok, grazie. Ma mi prende tutto il video, non so. Prova a schiacciare CTRL meno oppure CTRL e rotellina del mouse. Control, vediamo un po'. No. Ah, No. perfetto, eccolo qua. Grazie. Prego. Vado oltre? La prossima e l'ultima per oggi è la competenza digitale, che è un grossissimo tema, che comprende ovviamente delle conoscenze, ma anche l'utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile. E l'utilizzo per cosa? Per apprendere, per lavorare, per partecipare alla società. Quindi gli strumenti digitali, le tecnologie, anche come mezzo per partecipare, per la cittadinanza attiva, per partecipare alla società. Interessante appunto questo aspetto di spirito critico e responsabile. Quindi c'è tutto, c'è dentro tutto l'aspetto etico anche, no? Quindi si parla di sicurezza, ovviamente, di conoscenza dei limiti di questi strumenti. Andiamo avanti, conoscenze, abilità e atteggiamenti. Appunto, le conseguenze in termini di opportunità, di limiti, di effetti e di rischi offerte da queste tecnologie. Quindi vederle come un, non devono essere un tabù, non devono però neanche essere, diciamo, considerate senza una distanza critica, devono essere viste come una realtà poliedrica con tante sfaccettature, tante positive e tante negative. Approccio critico, dice anche qui, nei confronti della validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali. Essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa. Aspetti etici e legali. Quindi chiaramente stiamo parlando già di persone un po' più grandicenne. Parla ancora di ausilio per la cittadinanza attiva, per l'inclusione sociale, collaborazione con gli altri, creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali e commerciali. Quindi ancora ritorniamo ad altre competenze, no? La competenza di cittadinanza, la competenza personale. Quindi vedete come ritorniamo poi alla fine a toccarle sempre tutte. Ovviamente si tratterà di saper gestire e proteggere le informazioni, i contenuti, i dati, l'identità digitale. Anche questa è una grossa tematica. E conclude con approccio ancora etico, sicuro e responsabile. E basta, anche noi abbiamo finito questa breve
breve presentazione. Passo la parola a Morena. Sì, se vuoi posso dire qualcosa appunto sulla competenza digitale. Infatti mi ha fatto ridere Alessia perché ha scritto proprio quello che penso io sempre quando penso a computer, cellulari, eccetera, perché credo che sia una delle competenze nella quale siamo noi adulti per primi che dobbiamo migliorare, perché probabilmente noi non siamo una generazione digitale e dobbiamo anche imparare anche noi a gestirla. Ed è, come diciamo sempre, siamo noi l'esempio dei nostri figli, perché in tutte le competenze che abbiamo elencato adesso, ovvio che, anche per chi va a scuola, ovviamente la famiglia è comunque il principale esempio. Dunque, anche per quanto riguarda, questi mezzi, elettronici, eccetera, che abbiamo a disposizione, dobbiamo anche noi dare il buon esempio. E in particolare, se noi riusciamo ad avere un certo equilibrio, riusciamo anche ad insegnarlo ai nostri figli, cosa che appunto non è sempre semplice. Proprio oggi vedevo che ci sono genitori che chiedono in rete magari quale tablet, quale cellulare potrei prendere per un bambino di 2 anni. Io mi dico che sì, dobbiamo un attimino magari rivedere le nostre. I nostri valori, magari anche il tempo che passiamo con i nostri figli e così. Soprattutto come quando ne parlavamo anche nell'Accademia con Giulia, diceva che adesso c'è anche la presa a raspa, dove i bambini praticamente non riescono neanche più a piegare bene le mani perché sono abituati a far scivolare gli schermi, le schermate, e dunque hanno bisogno di proprio più di manipolare come hanno sempre fatto i bambini da sempre, che sia con la terra nel prato o diciamo con il pongo, quello che è, insomma. Solo per dire appunto che prima di tutto, prima di dire vogliamo insegnare ai nostri figli la competenza digitale, dobbiamo anche noi riconoscere e comprendere cos'è. E poi volevo sottolineare anche che come precisano nel testo, deve essere un aiuto, perché lo vediamo proprio in questi periodi che tutto quello che è tecnologia è un aiuto, non deve diventare un nostro, come dire, non dobbiamo esserne prigionieri, ma è un aiuto e dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo usarlo come strumento in modo consapevole, sì, però per esempio adesso, in questo periodo qui, se non ci fosse la tecnologia, non si riuscirebbe a portare avanti la comunicazione come stiamo facendo adesso, tutte queste riunioni, tutte queste informazioni, la scuola che adesso si è fermata di nuovo, ha bisogno della didattica a distanza. Poi c'è un altro aiuto per la creatività, perché c'è a disposizione una miriade di strumenti, di informazioni per l'arte, la foto, che sia il video editing o altro, e anche per l'innovazione, perché abbiamo delle nuove modalità per esempio, di imparare, di comunicare, di accedere al mondo. Dunque, direi di focalizzare bene bene che è uno strumento molto utile, ma che bisogna appunto ricordare, come io dico sempre, come un coltello, che se il coltello lo usi, lo puoi usare in vari modi, però bisogna capire qual è il tuo obiettivo, ecco. Per quanto riguarda l'atteggiamento, vedevo che parlavano appunto dell'approccio critico. Allora, direi che proprio nell'ambito dell'istruzione parentale, siccome si può usare moltissimo, soprattutto parlo anche dei più grandi, perché io avendo i più grandi i ragazzi, vedo questa cosa, loro imparano molto anche attraverso internet, perché possono cercare informazioni, che siano informazioni anche in inglese, dunque anche lì si vede proprio come sono tutte interconnesse. Le nostre famose 8 competenze, però devono costruire loro stessi le loro ricerche, devono capire se le fonti sono valide, capire se le informazioni sono abbastanza complete. Non è come ricevere le informazioni direttamente in un libro, oppure ti dicono apri dalla pagina tot alla pagina tot. Dunque, anche qui si sviluppa questo atteggiamento critico.
perché magari troviamo un articolo e diciamo sì, vorrei però fare un riassunto di questa cosa, allora aspetta che ne trovo un altro, poi mescoli un po' le informazioni, impari a gestire tutto quello che trovi, per esempio appunto in rete. Poi c'è, ah sì, c'era un bel esempio che Alessia conosce bene, che mi era venuto in mente, perché dicevano proprio anche qui, sempre nella competenza digitale, l'uso in modo inclusivo, utile per una cittadinanza attiva, collaborazione e creatività. E c'è proprio, per esempio, la realizzazione del giornalino che abbiamo visto in questo ultimo periodo che è stato realizzato e ci sono varie esperienze del genere dove gli homeschooler non sono della stessa zona, ma proprio anche adesso, grazie appunto a questo sviluppo di tutti questi incontri online, eccetera, eccetera, si può riuscire a realizzare un progetto tutti insieme, e in questo caso è la realizzazione di un giornalino dei bambini che fanno istruzione parentale. Dunque, sì, si può, diciamo, come dire, sfruttare anche in modo positivo. Poi, come abilità, stavo guardando proprio come spesso in istruzione parentale ci sono i ragazzini che hanno questo spirito un po' imprenditoriale, no? Dunque vogliono per esempio spiegare come si usano dei programmi, allora creano il canale YouTube, che così spiegano agli altri ragazzini, oppure quelli più grandetti ancora, più grandicelli, hanno un profilo Instagram perché magari a loro piace, non so, realizzare dei video, allora si creano la loro pagina, il loro canale, queste cose qua. E qui entrano sia le abilità che poi bisogna gestire anche lì per sapere quali sono, diciamo, i canali validi o meno. Una cosa più semplice, senza parlare sempre di internet, la dattilografia, questa sconosciuta credo per molti. Per esempio, chi ama scrivere molto si rende conto che magari se vuole appunto scriversi gli appunti o scrivere un testo, eccetera, si rende conto che andare avanti con due dita è un po' lento, dunque si applica ad imparare a usare tutte le dita. Imparare anche a utilizzare da autodidatta i vari programmi, anche qua sono abilità che si sviluppano moltissimo nell'ambito dell'istruzione parentale, perché appunto c'è questa curiosità, c'è questa passione. E poi si impara magari a fare della grafica, a modificare le fotografie, a creare dei video. Dunque c'è tutto questo apprendimento che parte dall'entusiasmo e si riesce a sviscerare questi programmi che a volte a scuola, io vedevo degli esempi, si fa in un anno magari e chi ha passione invece in pochi mesi si immergono proprio a testa bassa dentro. E in pochi mesi hanno tutto ciò che serve per, diciamo, già andare avanti bene. Non dico che sanno tutto, ovviamente, però insomma hanno delle belle basi. E poi prima, quando parlavamo anche della cultura, la competenza culturale, quando si è appassionati di cucina, per esempio, in questo caso si può usare la tecnologia per scoprire ricette di altri paesi, guardarle in lingue diverse. Comunicare con l'estero, per esempio i più grandi, io vedo ci sono vari casi dove appunto i bambini, i ragazzi più grandi hanno una passione, per esempio i libri, la letteratura, entrano in gruppi, però sono gruppi internazionali dove condividono delle informazioni, eccetera, e magari trovano anche dei contatti con i quali proprio entrano proprio in amicizia, perché magari vedono che hanno delle affinità. Ovvio che, come dicevamo prima, c'è sempre l'aspetto del saper gestire, avere una certa maturità, ed è quello proprio che è la cosa più importante per diciamo, questo aspetto tecnologico. Per quanto riguarda invece i videogiochi, penso che sia sempre un grande, grande argomento delicatissimo. Da un lato ci sono i loro pro, diciamo che possono sviluppare certi. Come dire, le skills, certe competenze appunto che possono essere utili, io direi che possono essere molto utili anche per sviluppare il proprio autocontrollo, la propria autogestione del tempo
e anche e soprattutto ascoltare se stessi, perché credo che per noi genitori, molte volte quando abbiamo un po' di problemi a gestire questa cosa dei videogiochi, così, è proprio perché non riusciamo a spiegare magari anche ai nostri figli, vedo anche per noi, l'importanza di ascoltarsi, perché il corpo dà dei segnali quando inizia a essere esagerato, ma in tutto, anche nelle cose buone, posso anche mangiare mele che magari fanno benissimo, ma se ne mangio assecchiate a cesti, sì, comunque non mi fanno bene. Dunque, il corpo dà dei segnali. Dunque, direi che è una buona opportunità anche per aiutare i nostri figli a trovare il loro equilibrio. Io qui parlo di bambini un po' più grandi, ovviamente, perché se si parla di bambini più piccolini, ovvio che lì magari. Intanto, di solito spero che lo siano ancora, sono più attratti a fare giochi manuali, andare fuori a giocare, eccetera. I più grandi vedo che vadano a scuola o no, perché anche quelli che vanno a scuola, appena hanno un momento di libero, sono o sui cellulari o sui videogiochi. Non è che perché in istruzione parentale, diciamo, uno ha più tempo, è lì 24 ore su 24, anzi, io dico sempre, hanno tempo per farlo, dunque hanno anche molta voglia di fare altro spesso. Dopo riguarda sempre anche l'equilibrio personale, l'equilibrio familiare. Ecco, mi fermo qui, credo che se volete aggiungere altro, perché credo che lì anche Annalisa e Nunzia avevano qualcosa da aggiungere. C'è la mano alzata di Claudia, mi pare. Ah sì, vero, vero. Claudia, se vuoi parlare, ci senti? Mi sentite? Sì. Allora, beh, grazie di tutto. Ecco, io ho Amy, quella di mezzo, che lei adora costruire mobili con suo papà, quindi la grandezza, la manualità, il peso, ha capito il peso. Ha capito le misure, però ecco, il grande problema è che il problema è quando ad esempio dobbiamo metterci lì e fare qualcosa per far dimostrare che lei sa le misure, che lei ha la percezione del quadrato, del rettangolo. Il giorno abbiamo a che fare magari anche con una scuola un po' particolare che quindi all'esame, al lato pratico, sì, ci chiede che cos'è il rettangolo, il quadrato, il triangolo, come è fatto. Lei tutte queste cose le sa, ma è proprio sono diventate sue perché appunto mi piace fare questa cosa qui. Però a livello dell'esame, degli esercizi e così, ma lei non li vuole neanche fare. Lei non li vuole neanche fare. Allora, ho provato con la grammatica, lei giustamente ha detto: "Guarda, mamma, non mi interessa, non mi serve." Quindi non, anche lì è difficile. A lei piace tutto quello che gli serve. Dal lato pratico, tutto quello che gli serve dal lato pratico, lei impara, fa suo e gli piace tanto. Anche cucinare, tutto il pratico, però ad esempio io la grammatica non riesco a farla capire, anche se ho provato un programma tipo Montessori, quindi abbiamo costruito il nome col Dash, l'avevamo colorato, sto facendo, inventando una storia per il nome, però non so come spiegargliela, come Scusa metterla. Claudia, quanti anni ha tua figlia? Stiamo parlando di una ragazzina, di una bambina di che età? Allora, ho Lara, che anche Lara più o meno lo stesso problema con la grammatica, ha 10 anni, Amy che ne ha 8. Sono due, quindi 8 e 10. E poi anche una di 3 che la sentite qua dietro, che è quella che fa l'attacco alla mamma. E perché pensi che la grammatica sia una necessità? Cioè, ti sei già confrontata con la scuola? Avete già pianificato, Sì, con la strutturato scuola. l'esame? Ah sì, ho scritturato l'esame, poi sto appunto valutando di cambiare scuola, come ha detto
come ha detto Nunzia, se quell'esame, se quella scuola non va bene così, per come hai fatto istruzione, così prova a sceglierne un'altra. Quindi abbiamo valutato anche un'altra. Però mi piacerebbe proprio boh, che anche la scuola di nostra appartenenza riuscisse a capire, insomma, che vabbè, ci sia un punto d'incontro fra quello che insegniamo noi e quello che vogliono loro, però la vedo proprio dura. Beh, tu l'opportunità gliel'hai data, giusto? Quindi l'opportunità di un confronto, se questa dirigente scolastica vuole ampliare i suoi orizzonti, tu l'opportunità gliel'hai data. E io, se dovessi forzare qualcuno, forzerei la dirigente ad accettare un mio piano di studi, diciamo, e non forzerei mia figlia nei confronti della grammatica, perché il risultato può essere solo che comincia ad odiarla sempre di più. Sì. Credo che si riesca solo ad ottenere l'effetto contrario. Se dovessi scegliere, se fossi costretta a insistere con qualcuno, lo farei con la dirigente. Per mia attitudine, una volta che ho dato l'opportunità alla dirigente, presentando un mio progetto familiare, un mio portfolio, un mio programma, di cercare insieme un compromesso per strutturare una prova di accertamento, di esame, che dir si voglia, che sia rispettosa delle competenze acquisite da mia figlia. Quindi ho dato questa opportunità e vedo che c'è un muro. Per quanto mi possa dispiacere, mi rivolgerei altrove, ma personalmente, poi adesso ti diranno anche le altre mamme, però io non insisterei con mia figlia, perché poi il danno, secondo me, il danno di un'insistenza massiccia su una cosa che non sente sua in questo momento, poi lo pagherai, secondo me, nel tempo, si allontanerà sempre di più da questo argomento, secondo me. Sì, l'ho provato anche con Lara. Lara, il primo anno di scuola la facevano leggere, leggere la stessa cosa per 10 volte, finché lei a un certo punto ha odiato anche, lei che era cresciuta con i libri, ha odiato proprio la lettura. Vedendola, prendendola con un altro approccio, adesso Lara è diventata una mangiatrice di libri, quindi sarà così. Quindi verrà proprio che Questa, la ragazzina con i, diciamo, che rifiuta la grammatica è quella che ha 8 o 10 la anni? 8 prima 8. anni. Beh, quindi non c'è neanche un traguardo, cioè nel senso non è una ragazzina che deve fare un esame di terza media. Quindi in realtà non c'è una vera e propria competenza in grammatica che lei deve aver acquisito, che questa maestra, che questa dirigente può pretendere. Deve essere in grado magari di strutturare un discorso, di descriversi, di raccontare una favola o di raccontare una storia, ma adesso magari sicuramente Morena e Nunzia ti diranno meglio, però non, io non insisterei con mia figlia, ecco, non rischierei di farglielo odiare ancora di più. Io ci trovarti poi una bambina discalculica o mio figlio ormai da grandino, no? Mio figlio è andato a scuola a 6 anni, insomma 6 anni è qualcosa, è andato a scuola. E quando poi, vabbè, dopo anni di istruzione parentale, eccetera, eccetera, ha preso consapevolezza di alcuni meccanismi, di alcune cose, verso i 15 anni mi ha detto: mamma, io non avevo voglia di imparare a leggere e scrivere, non mi interessava. Io volevo continuare a giocare, a me non serviva in quel momento imparare a leggere e scrivere. E sono forzature veramente inutili e spesso dannose, perché lasciano un segno, lasciano delle ferite che non si guariscono in fretta. Per cui io concordo con Annalisa sul punto che tiriamo fuori tutti i nostri argomenti, le indicazioni nazionali che parlano di coerenza delle prove con il percorso di istruzione, tiriamo fuori le competenze chiave, tiriamo fuori tutto quello che c'è che ci può aiutare a supportare questa posizione, e poi al limite
si cambia strada, nel senso che quella che è portatrice di diritti è la bambina ed è lei che deve essere tutelata nel suo processo di apprendimento personale, che è diverso da quello di qualsiasi altro bambino. Allora, io so di famiglie che avevano bambini che magari, non lo so, 8 anni, la bambina non sapeva ancora scrivere e forse non sapeva neanche leggere, adesso non ricordo più. Ma anche ho avuto esperienze, ho sentito insomma di altre famiglie come bambini anche più grandi. Allora, nel momento in cui tu ti presenti all'accertamento, scrivi che non mostra interesse per la scrittura, la lettura, oppure non mostra interesse per la matematica, però in compenso è una mangiatrice di libri e ha letto tutti questi libri e se vuoi ne parliamo. Potrebbe essere, cioè quella di fare un programma, tra virgolette, tale da orientare poi la scelta dei docenti in sede di colloquio, in modo che sappiano che sono davanti ad un ragazzino con delle caratteristiche. Alessia ha alzato la mano? Sì, perché io mi sono posta lo stesso dubbio 2 anni fa quando ho iniziato a pensare, ok, e ora la grammatica come gliela spiego? Cioè a me è stata fatta fare con ripetizioni su ripetizioni di frasi da analizzare in modo logico e grammaticale, è stata una noia micidiale, e per quanto io possa aver appreso, ero la secchiona della classe, non mi trovo nella stessa situazione con mia figlia, lei non era interessata. Però mi sono resa conto che, come hai detto tu, legge, divora libri, quindi già solo perché sta leggendo, sta imparando tutti i modi di dire, le allegorie, tutte le figure retoriche, il modo in cui si compone una frase, i sottoperiodi, quindi sta acquisendo la grammatica. Nel momento in cui scriverà, le verrà spontaneo usare quello che lei ha letto, quindi i modi di comporre un testo, userà quello come esempio. Nel particolare poi ho notato che se... quando ad esempio scrive qualcosa Ecate e le faccio notare un pezzo di frase, ci riflettiamo su, quella è la riflessione sulla grammatica, secondo me già quella stimola tantissimo. Lo studio mnemonico di una lingua andrebbe fatto se quella lingua tu la vuoi approfondire, vuoi diventare comunque sia un conoscitore culturalmente specifico per quello. Sinceramente non mi va, non me la sento di proporla neanche. Quando capita, analizzare quel singolo momento, quel singolo componente della frase è già tanto, perché gli permette di usarlo poi anche nel parlato. Oltretutto, se già parliamo noi con loro in modo corretto, già loro acquisiscono. Vedere i bambini di 5 anni che usano il condizionale per me è l'apice, non lo vedo negli adulti. Sì. Noi in famiglia praticamente la grammatica non l'abbiamo mai studiata, anche perché la grammatica, quella che si studia normalmente, è una grammatica descrittiva, cioè serve a descrivere certi meccanismi linguistici, certi funzionamenti, non serve a imparare la lingua e non serve a usarla bene. Quindi, allora, se io dico il gatto dorme, non dico dorme perché ho pensato dunque la terza persona singolare, presente indicativo, ho detto il gatto dorme perché so che è dorme, non dorma e non dormiamo, giusto? Quindi sono questi famosi concetti di cui abbiamo parlato prima a proposito della matematica che un parlante ha interiorizzato attraverso la lettura, attraverso l'ascolto, attraverso l'esperienza, attraverso l'immersione in un ambiente come se fosse in una piscina dove tutti parlano quella lingua e quindi non gli serve a migliorare le sue competenze linguistiche, la grammatica, gli serve ad assimilare, ad avere diciamo un'apertura, un approccio di riflessione diciamo rispetto alla lingua, ma anche in queste cose come in tutte le altre cose, cioè l'epoca in cui tutti i genitori lo sanno, no? che fanno istruzione parentale, c'è l'età in cui loro vedono solo dinosauri. C'è l'età degli egizi, no? C'è il giorno in cui ti dicono: ma perché io qua devo mettere una virgola? E perché
perché qua si dice così e non si dice cosa? E quel giorno lì è il giorno in cui gli spieghi tutto condensato in un attimo, perché così si va da una full immersion ad un'altra, no? E vanno, quando vanno dritti. Io mi ricordo un sabato sera mio figlio è tornato, avrà avuto 11 anni, mi ha detto: ma perché gli atomi, come fanno gli atomi a stare insieme fra di loro? E quel sabato sera abbiamo fatto chimica. Ma è così, perché me l'ha chiesto lui, no? E lo stesso perché mi ha chiesto perché doveva mettere la virgola lì e non là. E, quindi io cercherei il modo di far capire a questa dirigente che ha 8 anni, ha bisogno di correre, non ha bisogno di sapere che cos'è un nome, che cos'è un aggettivo. Se la bambina non mostra interesse, ma nessun bambino onestamente dai mostra interesse per queste cose a 8 anni, e quindi lo farà, ci sarà il momento in cui gli verrà il dubbio e lo farà. Morena? Qualcun altro che vuole? Un altro da aggiungere, no. Effettivamente, quando loro hanno i dubbi, quando loro gli piace fare una cosa, cioè, imparano veramente da soli. Eh sì. Si tratta di avere la pazienza di aspettare quel momento. Quindi il problema non è la bambina, il problema è le mamme. Sì. Il problema è quello. Grazie. Niente, c'era Sergio che voleva inserirsi, un secondo che gli passo la console. Ciao, ma era solo per intervenire su quest'ultimo passaggio di questa nostra amica, perché è importante, no? Quello che ha detto, ma è importante anche quello che è possibile fare, soprattutto per quanto riguarda questo esame. L'abbiamo detto anche l'altra volta, l'esame di quest'anno, chiamiamolo così, è basato sul progetto didattico ed educativo della famiglia. E qua è un passaggio chiave che chiama, diciamo, in gioco proprio i genitori. Cioè, sulla base del progetto didattico ed educativo che verrà presentato, verrà strutturato l'esame. Che sia svolto nella forma scolastica, come del resto è scritto nel decreto, o che sia svolto in una forma, tra virgolette, contrattata, quindi con una modalità più da accertamento, con portfolio, eccetera, comunque è riferito a ciò che la famiglia dichiara di aver fatto. Per cui, ecco, già Nunzia ne ha parlato ed altri l'hanno rilevato questo aspetto. Io lo sottolineo perché quest'anno, più degli anni scorsi, perché quest'anno questo passaggio è esplicitato, una buona parte della giocata dipende da noi. Bene, quindi Claudio, semmai, non so, ci possiamo anche sentire, insomma, ci possiamo... Grazie mille. Tornando alla competenza digitale, volevo dirvi due cose che mi sono venute in mente prima parlando. Una è che è distribuita nell'indicazione nazionale, è distribuita in tutte le materie, adesso più che mai, ovviamente, in tempo di pandemia. C'è veramente dappertutto, e l'altra è che è interconnessa, molto interconnessa con la cittadinanza in modo particolare, no? Nel senso che, ecco, anche lì la riflessione, una delle riflessioni che si possono fare è sui materiali che vengono usati, che ne so, un cellulare o un computer, che materiali hanno dentro, da dove vengono queste materie, che quanto costano all'ambiente, alla terra e anche alle persone che le producono, eccetera, eccetera. Come si smaltiscono?
questi materiali. Quindi anche lì ci sono, si aprono veramente tante, tante tematiche, oltre appunto alle tematiche legate alla sicurezza sull'identità, sulla sicurezza delle informazioni che viaggiano in internet, come diceva prima, non mi ricordo più chi, scusate, la verifica, no, delle fonti, trovo, faccio una ricerca, imparare a riconoscere le fonti attendibili, no? I siti attendibili e quelli no, tante cose si aprono, ecco, tante riflessioni si aprono rispetto a questa competenza che qualsiasi cosa si faccia oggi la possiamo mettere dentro. Io la sto acquisendo oggi, in realtà, per certi versi, nel senso che, ritornando al discorso che comunque non tutte le competenze si sviluppano nello stesso momento, ma sono tutte concatenate, io il senso di responsabilità nei confronti di questi oggettini strani lo sto acquisendo adesso che sono mamma. Noi eravamo proprio, nonostante il marito ingegnere informatico, eravamo proprio no cellulari, no televisione, no computer. Poi è arrivata la pandemia, l'home working del papà, il papà davanti al computer, e questa realtà ci ha imposto di è entrata violentemente, diciamo, nella vita dei nostri figli, e quindi abbiamo dovuto regolamentarla con molta più intensità rispetto a quello che ci aspettavamo di dover fare alla loro età, perché prima era un no, queste sono cose da grandi. E devo dire che anche attraverso il tempo, quindi viene messo proprio il timer, loro utilizzano da soli Alexa, che è sempre competenza digitale, si danno da soli, mamma, è tramontato il sole, i miei figli hanno questa cosa che durante il giorno non si toccano questi giochi, videogiochi, televisione e quant'altro, è tramontato il sole, posso fare il videogiochi? Sì, il piccolino di 5 anni va da solo da Alexa, imposta un timer di 30 minuti da solo e va a giocare. Era arrabbiato per il discorso frustrazione perché non riusciva a vincere un videogiochi, non riesco, e piangeva, si disperava, faceva le sue scene, e, ma che succede? Non riusciva a fare una cosa, questo personaggio non riusciva a fargli fare una cosa che diceva lui, il padre ci ha infilato un programma che si chiama Scratch, che è un programma di un'app, non ho capito, è una cosa che abbiamo scaricato, che ci abbiamo sul computer, e mio figlio si sta facendo da solo il videogiochi che vuole lui insieme al papà, il fine settimana qualche oretta. Quindi in realtà, come sempre, nessuno strumento è positivo e negativo, uno strumento è uno strumento. Il bisturi, se usato da un chirurgo, salva le vite, se usato da un omicida le toglie. Quindi è evidente che, e io devo stare molto più attenta sicuramente, perché quando non abbiamo mai tenuto i cellulari in tavola, non l'abbiamo mai usato da babysitter quando uscivamo con gli amici, piuttosto mi portavo la pasta di sale, i colori, i fogli, uscivo a cena con le valigie praticamente, ma i miei figli giocavano nei ristoranti a tavola e non avevano il cellulare davanti. Invece, piano piano, secondo alcune modalità, come diceva giustamente Morena, regolamentando l'utilizzo, piccole dosi, e poi per mia esperienza, devo essere sincera, sono anche facilitata nel regolarglielo, perché di fronte alla proposta giochiamo con mamma e papà ad un gioco di società dopo cena o ti vuoi fare una partita ai videogiochi, la risposta di solito è sempre gioco con mamma e papà. Questo perché abbiamo sviluppato un certo tipo di famiglia, tra la scelta di andiamo a giocare in giardino perché c'è il sole o vuoi guardare la televisione, di solito la scelta è il giardino con la bicicletta, con perché gli abbiamo dato un certo tipo di stimolo, e perché ci piace passare il tempo insieme sostanzialmente. Quindi poi alla fine sono, forse nel non averglieli proibiti più, sono diventati anche meno desiderabili, forse. E quindi ci sono tante cose che i miei figli con la competenza digitale stanno migliorando: il senso del tempo, l'autoregolamentazione, si autoregolano, capiscono cosa c'è da fare, cosa si deve fare, cosa si può fare. Loro stessi, quando si sbagliano, per esempio,
o io mi sbaglio perché mi distraggo, invece di mettere YouTube Kids, metto YouTube normale, si allarmano immediatamente. Mamma, hai messo quello dei grandi? Hai messo quello dei grandi? E si coprono gli occhietti. Quindi in realtà è anche per, lo dico per aggiungere a quello che diceva Morena, che ha figli di una fascia d'età diverse. Io ero molto spaventata avendo bambini piccoli e poi mi sono resa conto invece che c'è da avere meno paura di quello che si può immaginare rispetto, rispetto anche a tutta questa cosa, questa modernità, diciamo. Sì, io vorrei dire che spesso parliamo di nativi digitali, no? Ecco, è un po' un mito che vorrei svuotare, che vorrei confutare, quando poi a scuola in quinta, in una classe di quelli che sarebbero corrispondenti in lingua estera, quando devono scrivere una mail, mi sento chiedere, ma dov'è il segno, il tasto della percentuale, il tasto dell'euro, dov'è? Ecco, i nativi digitali in quinta, ma sono maggiorenni, hanno 19 anni, vanno a votare. E va bene, questo. Quindi, ecco, ci sono molti preconcetti, molti slogan intorno a questa cosa. Lo spirito critico è quello che invece dobbiamo usare noi per primi. E quindi niente tabù, è giusto, ma anche comunque appunto una certa distanza critica e attenta. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa o concludiamo la serata, visto che sono le 8? Basta, non c'è nessuno. Bene, allora grazie a tutti e ci vediamo lunedì prossimo. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie. Buona serata a tutti, grazie. Ciao ciao, buonanotte. Ciao.